Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibile. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Sì, se state notando qualcosa di diverso, ho cambiato gli occhiali perché a montare questi video sto diventando cieco. Settimo episodio di The Penguin e ragazzi, io mi sento sedotto e abbandonato. Il mitico Angry Joe direbbe: "You fucked it up!" Io invece dico, vai con la sigla. Camera and motherfucking sound! Immaginate di uscire la sera, di andare al pub, di andare a ballare o dove piace a voi, e di incontrare un uomo o una donna, in base al vostro gender o alle vostre inclinazioni, interessante, sensuale, intelligente. Certo, ha anche i suoi difetti, ma più ci passate la serata, più pensate, mamma mia, come vorrei andarci a letto. Immaginate che quest'uomo o questa donna, verso la fine della serata, vi faccia intendere che ci sta, che anche lui o lei sta pensando la stessa identica cosa, cioè passare una notte di fuoco con voi. Immaginate di portarlo o portarla a casa vostra, luci soffuse, un po' di musica, un bicchiere di bourbon per sciogliere gli ultimi nodi dell'imbarazzo, i primi baci, e immaginate proprio a pochi passi dalla meta di guardare questa persona e di notare particolari che la rendono ancora più sexy, ancora più irresistibile. Immaginate finalmente di buttarvi con questa meravigliosa creatura sul vostro letto, sul vostro divano, dipende dai gusti, e immaginate che questa fantasmagorica persona che avete incontrato e sulla quale avete sbavato tutta la sera, sul più bello si addormenti. Ma si addormenti pesante, che anche se la scuotete non si sveglia, neanche se gli suonate le padelle sulla testa. E voi rimanete lì, un po' svestiti, un po' imbarazzati, un po' incazzati, a pensare su quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Ecco, il settimo episodio del Pinguino è esattamente quell'uomo o quella donna che vi ammazza di teasing per tutta la sera, che riuscite a portarvi a casa con la promessa di fuoco e fiamme sotto le lenzuola e che poi sul più bello si addormenta. Ma dove eravamo rimasti nel Pinguino? Oz, detto il Pinguino, è praticamente diventato il boss di Crown Point e riesce a mettere insieme tutte le bande delle zone un po' periferiche di Gotham City per prendere in mano la distribuzione del Bliss e di fatto ribaltare le gerarchie criminali della città. Oz dice basta all'egemonia delle famiglie mafiose come i Falcone, i Maroni o i Gigante o chi per loro. Il potere deve tornare nelle mani di chi ha sempre fatto la manovalanza sporca ma ha raccolto solo briciole. Nel frattempo Oz, Victor e sua madre si sono nascosti in una vecchia casa decrepita di Crown Point, casa che diventa la metafora del fallimento di Oz agli occhi della madre. Oz da sempre, sin dal primo episodio e poi vedremo anche dalla sua infanzia, promette alla madre una vita da vera e propria signora. Promessa non ancora mantenuta e argomento che soprattutto in questo settimo episodio diventa un attimino ridondante, eh? Nel senso, abbiamo capito. Victor, ragazzi, Victor svolta il suo character arc in un modo pazzesco, cioè uccidendo Squid, un teppistello che voleva entrare nel giro del Bliss, e di fatto compiendo il passo definitivo verso il lato oscuro, diventando finalmente un personaggio tridimensionale. Il sesto episodio finiva con il cliffhanger più potente di tutta la serie, almeno finora, cioè con Sofia Gigante che trova il nascondiglio di Oz a Crown Point e osserva Placida, la madre di Oz, e Victor improvvisare un balletto che altro non è che un umanissimo tentativo di non pensare alle rispettive miserie di questi due personaggi, con un piede di porco in mano e con la chiara intenzione di togliere a Oz l'unica cosa che ama al mondo. Con queste premesse, se permettete, io mi aspettavo un settimo episodio della Madonna, perché finalmente tutti i personaggi avevano stabilizzato la loro identità e i loro ruoli in questa serie. L'arco narrativo di ogni protagonista aveva preso la sua sinuosa forma ed era in totale armonia con lo sviluppo della storia. E invece, boom, questa serie torna a fare le cose facili, che sono le cose che le riescono peggio e che rovinano il buono visto finora. L'inizio dell'episodio, devo ammettere, non è niente male. Vediamo infatti Oz ragazzino covare un amore morboso nei confronti della madre. E questo è un particolare, secondo me, molto smart, sviluppato benissimo all'interno della serie, perché fino ad ora la serie ci aveva fatto credere il contrario, cioè all'amore morboso della madre nei confronti di Oz.
amore morboso che poi crea nel figlio la necessità di prendersi cura della madre ad ogni costo. Invece no, è l'esatto opposto. Il giovane Oz è fissato con la madre, la vorrebbe come compagna esclusiva di vita. È possessivo, ma soprattutto è gelosissimo delle attenzioni che la madre dà agli altri figli, cioè ai suoi due fratelli. Talmente geloso che questi due fratelli Oz li uccide, più o meno volontariamente. Allora diciamo che la cosa inizia un po' come uno scherzo, perché li chiude in un tunnel di scarico delle fogne di Gotham. Ma poi quando Oz in realtà si rende conto che i fratelli non torneranno mai a casa e lui se ne può stare da solo con la madre praticamente per sempre, accetta pacificamente la situazione. Questo aneddoto dell'infanzia di Oz, con cui inizia l'episodio, è molto importante per tanti motivi. Innanzitutto ci dice che è lui che ha un attaccamento morboso nei confronti della madre e non il contrario. O meglio, avviene anche il contrario, ma dopo la morte dei fratelli e dei figli. Di questa donna che si ritrova con un figlio solo e ovviamente riversa su di lui tutto l'amore che le rimane. Ma è una conseguenza. In più questo flashback ci dice che Oz è proprio nato senza una morale, senza anima, e ci mette una pulce nell'orecchio. Cioè, la madre di Oz sa che i suoi figli sono morti per colpa di Oz? Lo sospetta? Cosa le dice il suo istinto materno? È un'idea che ha soffocato per anni dentro di sé e che è destinata a perdere insieme a tutti gli altri suoi ricordi per colpa della demenza? Molto interessante questo spunto che tornerà utile verso la fine dell'episodio. Finito il flashback, vediamo Oz tornare a Crown Point, dove trova Victor stramazzato a terra e si rende conto che Sofia Gigante ha rapito sua madre. Arriva Salvatore Maroni, che lo stroppia di mazzate e si fa portare nei sotterranei di Gotham, dove Oz ha messo in piedi il suo laboratorio di Bliss. Maroni fa un bel discorsetto a tutti gli scagnozzi di Oz e dice loro: da questo momento lavorate per la famiglia Maroni e la famiglia Gigante, l'era di Oz e Pinguino è finita. Ma Oz, in un modo abbastanza prevedibile, devo dire, cerca di far perdere il controllo a Salvatore Maroni facendo battute su come sono morti sua moglie e suo figlio, sull'odore della carne bruciata, su quanto urlavano mentre morivano, addirittura sui possibili prodotti di bellezza usati dalla moglie di Maroni, che ha preso fuoco come se fosse già ricoperta di materiale infiammabile. Che simpatico Oz! Ovviamente Maroni perde il controllo e proprio grazie a quell'abbassamento della guardia, Oz fa un cenno a uno dei suoi che riesce a staccare la luce. Una volta al buio inizia una sparatoria e assistiamo ad un faccia a faccia tra Oz e Maroni, che in teoria poteva essere l'incontro del secolo, e invece Salvatore Maroni muore di infarto. Così, pum, casca a terra e schiatta. Allora, io qui ci trovo due criticità, una non gravissima ma un po' fastidiosa, l'altra invece per me insopportabile. La prima è: Oz è letteralmente appena diventato il capo di questa nuova alleanza criminale nata attorno al Bliss. E mi volete dire che ha già tutta questa devozione, tutto questo commitment da parte di tutti i suoi uomini? Siamo nel ventre molle del crimine di Gotham. E mi volete dire che in così poco tempo Oz è riuscito a instaurare un rapporto di fratellanza e appartenenza così forte da farsi bastare uno sguardo per scatenare la reazione contro i Maroni? Ma... Seconda cosa, l'infarto. Ragazzi, ormai lo sapete quanto io odi l'intervento della fortuna nei film e nelle serie. È una cosa che detesto e in uno standoff così iconico, proprio no, non l'ho assolutamente sopportato. Nel frattempo Sofia si intrattiene con la madre di Oz e, un po' come ha fatto con Eve nell'episodio precedente, capiamo che non è proprio intenzionata a ucciderla, ma ad uccidere il rapporto tra madre e figlio. E come prova a scalfire questo rapporto che sembra granitico e indistruttibile, scavando in quello che rimane della memoria della madre di Oz e cercando di farle ricordare quello che negli anni forse ha finto di dimenticare, cioè che Oz è diretto responsabile della morte dei suoi fratelli e quindi dei figli di questa signora. Sofia sa che se la madre di Oz riesce a tornare in possesso di quel ricordo, volterebbe le spalle al figlio, e questa è una cosa che Oz assolutamente non sopporterebbe. In tutto questo, Victor, non avrei mai pensato di farmi una domanda del genere, ma Victor, dove cazzo è Victor?
Dopo averlo portato in cima al mondo nel sesto episodio, in questo episodio 7 Victor scompare. Ma come fai a far scomparire un coprotagonista a un passo dal season finale? Questo è un enorme errore di storylining. E questa serie più volte ha dimostrato di avere esattamente questo problema. Nel senso, spesso gli episodi, cronologicamente, mi sono sembrati sparpagliati a caso. E a questi livelli, sinceramente, è un errore che non tollero più di tanto, eh. Ci avviciniamo alla fine di questo episodio, dove succede forse la cosa più stupida di tutte. Ricordiamoci che il quartier generale di Oz è letteralmente sottoterra, è una trappola per topi. E Oz cosa fa? Dice a Sofia: vieni qui sotto, mi ridai mia madre e io ti do il laboratorio, il Bliss, tutto quello che ho creato. Oz, ma che cazzo dici? Ma che cazzo fai? Sei sottoterra, per Dio, ma è ovvio che Sofia cercherà di seppellirti lì sotto. E infatti Sofia manda giù nel laboratorio un furgone che gli manca solo un neon con su scritto "sono pieno di esplosivo" e dice a Oz: se sopravvivi ci vediamo in superficie. Ma cazzo, dai. Ovviamente Oz sopravvive, ma viene messo a KO da un personaggio che abbiamo visto 5 secondi nell'episodio 2, credo, e poi tutti ci eravamo dimenticati della sua esistenza. E viene presumibilmente portato da Sofia, perché l'episodio finisce lì. A proposito di Sofia, lei ha una gran bella scena in questo episodio. Scena in cui si confronta con l'unica superstite del massacro dei Falcone, cioè sua nipote Gia, che lei stessa ha salvato facendola dormire quella notte nella serra. La piccola Gia ricoverata sta iniziando a raccontare di aver visto la zia aggirarsi con una maschera antigas. Quindi, se uno più uno fa due, la ragazzina dentro di sé ha capito che è stata la zia Sofia ad ammazzare tutti, compresi i suoi genitori. Quindi è stata Sofia a renderla orfana. Ma Sofia, faccia a faccia con la nipote, decide di continuare a mentirle, ma in un modo molto molto subdolo. Le dice infatti: guarda, mia cara Gia, che la morte dei tuoi genitori è stata da una parte un terribile incidente, ma dall'altra parte è un grandissimo dono, perché i tuoi genitori erano delle persone di merda, come tutti i Falcone, e tu da oggi in poi sei libera di diventare quello che vuoi nella vita. Wow, date una laurea in psicologia infantile a questa donna! Ma proprio questo discorso che Sofia fa a sua nipote la fa sprofondare in una grande crisi personale, perché Sofia si rende conto di avere la stessa forma mentis del padre Carmine. Nel senso, sta cercando di plasmare la giovane nipote attraverso la menzogna e la manipolazione, mentre Sofia vorrebbe essere l'opposto del padre. Sempre più interessante questo personaggio. Insomma, questo settimo episodio mi sembra proprio un episodio di passaggio verso il season finale, un episodio anticamera. Ma come ho detto prima, in una serie di questo livello non si dovrebbe buttare il tempo a disposizione per tappare i buchi. Ad oggi, con ben 7 ore di serie sul groppone, vi dico senza remore che ne salvo la metà. Vediamo cosa succede nel finalone, sperando di non rimanere delusi, eh. E dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Ciao! We'll be right back.